Carlo Cimanotti fu estremamente affascinante e ci permette di aprire uno squarcio sulla situazione politica della Polonia all'inizio del 1900 fino alla fine del primo dopoguerra. La sua vita inoltre si intrecciò con quella di altri grandi musicisti dell'epoca, come ad esempio il grande pianista Artur Rubinstein, il violinista Kochanski o compositori come Igor Stravinsky e Alfredo Casella. Di Carol Szymanowski vuole essere un libro per tutti, nel senso che si rivolge sia a musicisti che a tutti gli appassionati che siano semplicemente incuriositi dalla vita di un grande compositore come Carol Szymanowski e siano interessati a scoprire la bellezza della sua musica.